A pochi giorni dall'uscita ufficiale di FIFA 18, prevista per il prossimo 29 settembre, Electronic Arts mette a disposizione degli utenti PlayStation 4 e Xbox One una demo del suo nuovo calcistico, grazie alla quale abbiamo potuto provare più approfonditamente sia alcune novità in termini di gameplay, sia una piccola porzione della seconda stagione della modalità Il Viaggio, che vede il protagonista Alex Hunter lottare con tutte le sue forze per salvare la propria carriera. FIFA 18 non fa mistero di volersi presentare come la miglior simulazione calcistica presente sul mercato. Sebbene la velocità di gioco appaia complessivamente ridotta in confronto a quella dello scorso anno, il feeling palla al piede possiede un gusto nuovo e familiare allo stesso tempo. Da un lato, infatti, ritroviamo un controllo pressoché integrale dei calciatori, dall'altro, però, la gestione della sfera e dei dribbling ha subito delle modifiche che la rendono sempre più realistica e soddisfacente. Il gameplay, inoltre, varia a seconda della squadra utilizzata. I club più importanti, del resto, sono stati riprodotti in modo molto accurato, presentando uno stile di gioco unico e riconoscibile. In generale, quindi, le opzioni offensive e difensive si adatteranno progressivamente a seconda degli avversari che avremo dinanzi. Beneficia di una simile cura per i dettagli anche la raffigurazione digitale dei grandi campioni, i cui movimenti sono stati ricostruiti in modo magistrale, garantendo un feeling, pad alla mano, più verosimile rispetto al passato. Senza rinunciare alla spettacolarizzazione dal divertimento, FIFA 18 mantiene un ritmo più calcolato e riflessivo, in cui occorre tenere conto del posizionamento degli avversari che coprono gli spazi con maggiore efficacia. Una piccola revisione ha subito anche il sistema di cross, che ci permette di indirizzare la palla con più precisione. Accanto alla possibilità di stabilire le strategie di squadra prima di scendere in campo, sono state inserite anche le sostituzioni dinamiche, tramite le quali possiamo cambiare al volo un giocatore nel corso della partita, alla semplice pressione di un tasto, senza mettere in pausa il gioco e accedere alle impostazioni della formazione. Si tratta di un meccanismo semplice e immediato, inserito per rendere ancora più credibile l'illusione di assistere ad una vera partita di calcio. Gran parte del merito spetta comunque al Frostbite, un motore profondamente versatile, in grado di ricreare a schermo la tipica atmosfera di un match televisivo, con inquadrature ben studiate e tanti piccoli dettagli scenici che aumentano l'immedesimazione. Sulla lunga distanza il colpo d'occhio resta pregevole e sorprendente, le movenze degli atleti appaiono, infatti, il più delle volte davvero impeccabili e ben legate tra loro. Ad uno sguardo più ravvicinato, comunque, non mancano alcuni difetti maggiormente evidenti, tra cui collisioni non sempre precise, contrasti un po' innaturali ed una rappresentazione piuttosto altalenante dei volti dei giocatori più famosi. La demo ci ha permesso anche di provare il prologo della nuova modalità Il Viaggio, sequel diretto delle avventure calcistiche di Alex Hunter. Dalle battute iniziali sembra che la sceneggiatura abbia acquistato una dimensione più intima ed emotiva. Una serie di cutscene dal taglio cinematografico mette in risalto la potenza del Frostbite e la buona recitazione digitale dei personaggi coinvolti. Nel corso delle scene d'intermezzo saranno presenti anche alcuni dialoghi a scelta multipla che influenzeranno il temperamento di Alex ed il suo rapporto con i tifosi e i compagni di squadra. Durante le partite saremo chiamati anche a soddisfare specifici compiti, come ottenere un'alta valutazione, realizzare il primo gol oppure ribaltare un risultato svantaggioso. In tal modo cambierà anche l'opinione del pubblico nei nostri riguardi. Sono piccoli dettagli che fanno la differenza e che riescono ad aumentare esponenzialmente il coinvolgimento del giocatore. FIFA 18 è la naturale evoluzione di una serie che si perfeziona di anno in anno. Alcune importanti migliorie nel controllo della sfera, nel ritmo di gioco, nella manovrabilità e nelle animazioni dei calciatori concorrono quindi a creare una simulazione sportiva potenzialmente stupefacente. In FIFA 18, del resto, convivono alla perfezione i due volti del calcio, quello più agonistico e quello rivolto invece al puro intrattenimento. Al netto di alcune mancanze di natura tecnica, che speriamo possano essere limate prima della release finale, FIFA 18 sembra confermarsi allo stato attuale un titolo da non lasciarsi sfuggire.